نبدا بدراسه متن القواعد الاربع، متن يسمى بمتن القواعد الاربع، يعني هذا الكتاب الان الجديد في قواعد الاربع. Iniziamo adesso lo studio di un testo che si chiama قواعد الاربع، c'è le quattro basi. طيب قبل ان نبدا بدراسه هذا المتن نسال عن اسئله. Prima di iniziare la lezione di questo testo facciamo alcune domande. Perché studiamo il Tawhid? E questo l'abbiamo già visto. E la seconda domanda, perché studiamo questo testo? Chissà, risponde. Perché studiamo questo testo delle quattro basi? Perché siamo studenti. E lo studente torna ai sapienti nello studio del Tawhid. E i sapienti hanno detto che la prima cosa che va studiata è il Tawhid. E hanno indicato che la prima cosa che va studiata è il Tawhid. E i tre fondamenti e le quattro basi. Sabab, ta'lif, hada al-matn. Anna al-muallim Abdullah arad على الشبه التي يأتي بها أهل الشبه زمان، أهل الشبه زمان يدور الشبه، كيف ترد على هذه الشبه؟ بهذا المثل، نعم. L'obiettivo con cui ha fatto l'autore questo testo è la risposta ad alcune specificità che c'erano al suo tempo. Quindi ha fatto questo testo affinché si rispondano a queste ambiguità o specificità. أهم شيء في دراستنا لهذا المثل، نعم. La cosa più importante nello studio di questo testo qual è? Come rispondere e confrontare le specificità? La confutazione alla gente della deviazione avviene in due modi. نطالع بهذه الأجهزة القديمة، قول فلان الخالق، قول فلان المشرك، قول فلان المبتدع، قول
soprattutto in questi tempi noi diamo retta e leggiamo, soprattutto con le nuove architetture, eccetera, tutte le semplicità che vengono messe dalla gente della deviazione, da tutti coloro che contraddicono ciò che è la retta via, e ci mettiamo ad ascolto orecchio e a leggere ciò che non dovremmo leggere. Ci sono specificità, il termine specificità cosa vuol dire? Quelle questioni che sono ambigue, quei quesiti che vengono fatti e che non riesce a distinguere ciò che è vero e ciò che è falso. Questo è il termine specificità. Certe specificità in quest'epoca non le abbiamo lette se non grazie a causa